Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Con piacere oggi vi presentiamo una ricetta strepitosa, il ciambellone agli agrumi. È facile e veloce da preparare ed è un'esperienza estasiante con una bella tazza di tè. È facile e veloce da preparare e vi assicuriamo grandi risultati. La cosa pazzesca di questo ciambellone è che in bocca rimane il gusto di limone e di arancia per tantissimo tempo. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 190 g di zucchero semolato. Poi prendiamo dei limoni biologici, due grandi o tre medi, e aggiungiamo la scorza. Poi grattugiamo la scorza di due arance biologiche medie. Infine aggiungiamo i semi di vaniglia. E diamo una bella mescolata con un frustino, così che tutto il profumo d'agrumi sarà rilasciato nello zucchero. Mettiamo da parte fino al bisogno. Prendiamo un limone che abbiamo grattugiato in precedenza ed estraiamo 75 ml di succo. Qui sono elencati tutti i valori nutrizionali con la nostra nuova favolosa bilancia. Facciamo la stessa cosa anche con un'arancia. In totale dovremo avere 150 ml di succo. Qui abbiamo 4 uova biologiche che aggiungiamo allo zucchero agrumato. Poi iniziamo a montare per circa 10-15 minuti, finché diventerà una bella spuma e avrà questa particolare consistenza. Mettiamo un attimo da parte e in un'altra ciotola mettiamo il succo di agrumi e 100 ml di olio di semi di mais biologico. Alterniamo l'aggiunta di 280 g di farina 00 biologica e del composto di uova poco alla volta, mescolando sempre con movimenti lenti per non smontare il composto. Infine aggiungiamo una bustina di lievito per dolci biologico che setacciamo e incorporiamo lentamente al composto. Prendiamo una teglia per ciambelle di 22 cm di diametro imburrata e infarinata dove versiamo l'impasto all'interno. Livelliamo per bene muovendolo di lato. E cuociamo a forno preriscaldato 180 gradi statico per 35-37 minuti. Fare la prova a stecchino dopo 30 minuti e se si scurisce troppo coprire con alluminio. Appena tirato fuori dal forno lasciamo il ciambellone a riposare nella teglia per 5 minuti. Poi mettiamo una graticola sopra, giriamo con un movimento secco e lasciamo raffreddare completamente. Infine decoriamo con un velo di zucchero a velo vanigliato. E voilà! Ammirate la morbidezza del dolce! Nella sua semplicità è una torta fresca e ricca di gusto. Ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questo delizioso ciambellone agli agrumi. Ma prima volevo farvi vedere quanto è soffice. Guardate qua. Sofficissima. Ora l'assaggio. È soffice come una nuvola e adoro questo intenso gusto agrumato, che
che deriva dalla preparazione delle bucce di arancia e limone insieme allo zucchero, dove hanno potuto sprigionare tutti i loro oli essenziali e rendere questa torta pazzesca. Infine ha un profumo agrumato inebriante ed è perfetta con il tè pomeridiano. Insomma, è pazzesco, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video. E adesso direi di godere di questa nostra iniziativa di guardare la torta da un'altra prospettiva.